Obiettivi, sappiamo quale sarà la prossima mossa di Mr. Freeze. Esamina il suo dossier e vai a cercarlo. Esamina il dossier di Mr. Freeze. Io dicevo come cacchio si faceva a far partire, potevo anche andare a stare fuori. Sconfitti gli ispettori che sorvegliano i Quartz Lab, ok. Ma mica ce n'erano due qua, ok. Già, giusto. Non era esattamente la roba che volevo fare, Cristoforo Colombo. Ma se te butto giù, no, eh. Cioè, io volevo fare una roba, no? Fatta bene. E invece. Mamma mia, la botta che io tiro. Madonna, questo qua, questo figo del... Pezzo di merda! Quanto è vero e Dio, la prima persona che ammazzo sei te! E anche te! No, ma che botte tiro quest'arma qua! Faccio un danno della Madonna! Bastardi! Voi dovete farmi entrare, perché devo capire quali sono le macchinazioni del dottor Victor Friese di Dio. Voilà. Ce ne saranno ancora dentro. Devo È trovare dentro l'ingresso. sicuramente. Ma oddio, ho potenziato i bastoni e ho potenziato anche la tuta ed effettivamente fa molto danno. Ovviamente piove. Trovo un modo per entrare nel laboratorio. Beh, mi tocca fare piano. No, qua sicuramente. C'è la gente. Intanto che non c'è senza mani, io Cosa utilizzo stava quella roba cercando, qua. Freeze? Freeze ha costruito la sua macchina. Mi sento un Brestner. Forte, vero? Mi sento Dobbiamo un... prendere quel che ci pare. Sembra un parco giochi Allora, se non mi dell'inferno. sbaglio qua c'era un tubo di ventilazione che magari poteva fare a caso mio. Perché se non mi sbaglio, esatto, saltava fuori qua. Benissimo. Ma con calma. No, attacco aereo no. Capo silenzioso sì. Ti prego non girarti. Buono. Buon riposo. Fatto il bonus proprio nel momento giusto. Non può stare. Non mi interessa, io sto qua. Quante cazzo di volte ne va? Basta. Mamma mia, ha preso il suo amico, godo. Basta! Guarda che io non stavo scappando, cioè stavo soltanto menando l'altro tizio. Mamma mia che t'ho distrutto subito il drone. Era la tua giornata. Vabbè, essendo un cattivo è abbastanza coglione, spia. No, la vita! La vita è smu importante! Qualcuno qui dentro. Sinceramente aver sentito quei colpi lì non Uno è che... scienziato. Come Non ce l'ho dire... fatta. Cioè Perché non sono voleva usare molto questa console? contento. Trovo un modo per aprire la porta del caveau. Dov'è l'obiettivo? Effettivamente sento pupuma anche io, Una porta rinforzata davvero bene. Cosa c'è dietro? ma...
troppo rinforzata. Allora devo andare qua sopra, ci sarà la zona dei tasti qua. Ecco qua. Quanti tasti che si possono schiacciare qua. È proprio pieno così. E si sente pupum pupum. Ah, bene, bene, giustamente. Apro i cavo e ci sono dentro sti qua. Sti smandrapponi. Posso usare di nuovo i miei gadget. Mamma mia, che ti spacco prima che mi spacchi l'altro. Aio. Godo. No. No, che l'ho mancato. Perdinzi bacco. Fa l'attacco potente. Bravissimo. Cioè, non ti avevo detto di prendermi, però. Va bene lo stesso. Tenevano qualcosa di molto importante nel laboratorio. Un altro. Freeze non va per il sottile. Sul tesserino dice dottor Theodore Upshot, capo del reparto criogenica. No. Nascondeva un sistema di sicurezza in ufficio. Furbo. Ho nascosto il sistema nel mio ufficio al solito posto. Spero di non doverlo mai usare, ma dubito che Fry abbandonerà i suoi piani così facilmente. Cerca indizi nel caveau. Victor ha fatto quello che ha fatto, nonostante i rischi. Io l'ho solo aiutato, ma non per questo sono meno colpevole. Abbiamo costruito una macchina instabile, non testata. Ovviamente ho voluto inserire un sistema di sicurezza, un disturbatore, in caso Victor volesse giocare a fare il dio. Il disturbatore ha fatto arrabbiare Victor. Mi ha chiesto se avessi perso la fiducia. L'ho nascosto invece di distruggerlo, perché temo tanto lui quanto il potenziale della nostra creazione. Se qualcuno sta ascoltando, vi prego, perdonatemi. Progetto distrutto di una macchina costruita da Mr. Fizz e licenziati dal Quartz Lab. Mancano troppe parti perché possa essere analizzato. Trova l'ufficio del dottor Upshot. Mo a trovarli in Devo trovare il suo ufficio. Ah, era questo il suo ufficio. Madonna che cado. Era questo qua sopra, se non mi sbaglio. Eccolo qua. Quel sistema di sicurezza sarà qui intorno. Ah, proviamo a vedere se riesco a trovare il disturbatore senza usare il fatto apposta. Va bene, usiamo il fatto apposta. Un doppio fondo. Bello. Campanile, ho trovato un dispositivo ai Quartz Labs. Ha a che fare con la macchina di Freeze. Per disturbare... qualcosa. Lo porto a casa. Ottimo lavoro, la aspettiamo al campanile. Trovato altro su Mr. Freeze ai Quartz Labs. Il dottor Freddezza ha fatto uccidere gli scienziati che lo stavano aiutando a costruire una macchina alla Quartz. Quando sono arrivato era sparita insieme ad altre attrezzature. Ma ho trovato un sistema di sicurezza. Il capo delle ricerche lo chiamava un disturbatore.
Se trovassimo la refurtiva di Freeze al laboratorio, avremmo un quadro più completo di cosa abbiamo davanti. Scesca dire. No, che si impenna tutto! Ci sono delle bande in azione. Io vorrei segarne almeno uno. Almeno uno silenzioso. E vabbè, di qua... Oh, bravissimo. Non tanto. Scusate, ma la devo fare super stealth questa. Quindi devo aspettare che lo stronzo più a destra si sposti. Come un eroe! E chi è questo eroe? Non ho le punti abilità, aiuto! Madonna quanto non lo scordavo così lento! Aia! 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 Oh! No! Quando mi congelano così mi sembrano quelli di Metal Slug nel livello quello dei zombie con la neve. Che praticamente andavi dentro la galleria e ti trasformavi in un pazzo di neve. Madonna che tu coglioni! No! Ottimo! Mamma mia, che due coglioni! Occhio alle armi! Prenderò caro! Mamma mia, che stress! San Crispino contro un livello 8! No? Quanti ce ne sono ancora? Uno. Mortacci de pippaccio! Mamma mia che ti imbrugno tutto lì! Che cacchio! Ne manca uno dov'è? Manca uno. Intanto Cappuccio Rosso ce l'ha fatta a fare quello che non è riuscito a fare. Eccoti qua, Mister Nightwing. Perfetto, ecco qui. Ma è scappato uno. Ah, eccolo. Che cacchio. Facile come mangiare un fruttolo. E recuperiamo anche l'ultimo. Sapevo che era qui. Campanile, Bodo, credo che basti perché il pinguino mi dica quello che voglio sapere. Fa attenzione. Oswald è un uomo d'affari. Non ci aiuterà senza un tornaconto per sé.